Che cosa pensa della scelta della USADA di mandare agli atleti kit per i test antidoping che vengono fatti in videoconferenza? Devo dire che quella è una cosa che anche mi ha colpito. È un'iniziativa forte. Secondo me, in modo particolare, che funziona, perché c'è stata, è chiaro, è stata concordata preventivamente, una totale, tra virgolette, complicità, usiamo questo termine, con una serie di atleti formidabili. Ho visto che c'è Alison Felix, ho visto che ci sta Katie Ledecky, nell'accettare, insomma, non è proprio una roba banalissima che praticamente un atleta, in un modo, diciamo, self-made, si sottoponga a un controllo antidoping rispettando quelle che sono le dinamiche anche normali di un DPO che fa un controllo, però è un bel segnale, soprattutto che si innesta nell'ambito di un'argomentazione molto più ampia che quello che sta succedendo nell'universo dello sport, dove anche qui si è aperta più che una polemica, un dibattito, se è giusto sospendere le qualificazioni olimpiche al 31 dicembre, in considerazione degli eventuali rischi che molti atleti non sono stati soggetti, non lo potranno essere nei prossimi mesi, ai controlli antidoping, oppure no. Per cui, diciamo, è un dibattito, credo, molto, molto tecnico, molto da addetti ai lavori.